io credo che l'ostacolo che un giovane possa avere nella fruizione di un'opera è la lunghezza, chiaramente, che è molto ampia, e anche la vocalità, perché non siamo abituati a questo tipo di vocalità, che ha delle regole ben precise, sarebbe come il balletto classico, cioè ha delle regole ben precise che se tu non le sai non capisci bene questo plié, questa assemblée, questo pas de chat, che vuol dire. Se invece le conosci, soprattutto hai cercato di farle, capisci la difficoltà e anche il senso che hanno queste codificazioni, che sembrano molto formali, però invece... Ma sì, comunque all'epoca, insomma, durante il Risorgimento era un fenomeno di massa. Di massa, sì. Quindi magari vi accedevano, comunque vi venivano a contatto anche persone che non erano, no, diciamo, addette ai lavori. No, no, per niente. Cioè, il teatro era estremamente diffuso, sì. Cioè è come ora il cinema o anche qualcos'altro, di più. Sì, perché cinema, aveva di forse più un valore cinema. Anche più, sociale. Sì, di aggregazione. Sì, sì, di aggregazione, e poi perché nel teatro si era visti. Cioè, non solo si vedeva, ma si era visto. Fenomeno sociale. È grosso, sì. Poi nei palchi si faceva di tutto, diciamo, ci si svolgevano, si mangiavano, si incontravano, parlavano, era un luogo di grande... E poi pure avere un palco in un teatro era un segno sociale molto importante, per cui... Perché diversamente da ora era la platea prima, la zona popolare. Comunque andare all'opera tutti i giorni era un fatto normale per gli aristocratici o per gli alto borghesi. Ecco, loro non sentivano questo distacco che invece sentiamo noi. No, certo. Magari per quanto riguarda la vocalità. No, perché lo facevano, cantavano così, cantavano normalmente. Anche loro. E certo, perché le riduzioni per pianoforte, le arie, le canzoni erano tutte cantate così. Mm. Ma perché noi abbiamo perso, ma mia nonna cantava con la voce impostata, si direbbe. Non cantava come cantano le persone, cantava come si cantava. Fino agli anni 50 è stato abbastanza normale avere un accesso anche vocale a queste cose. La cosa interessante è che l'Italia, che è la patria del bel canto, attualmente la vocalità sia così in disuso, tanto che se noi prendiamo le persone per la strada e gli facciamo intonare qualcosa, di solito sono quasi tutti stonati. Mentre invece prima era normale che gli stranieri venissero ed erano ammirati dalla vocalità della gente, che era considerata tutti super dotati vocalmente. Era stata una cosa naturale, cosa che non è, perché ora basta vedere le persone per la strada come se andate a un ristorante e sentite Coretti, tanti auguri a te, sentite l'orrore. Cioè la gente non è abituata più a cantare, un po' perché non si canta. Quindi prima più. Erano più abituate a cantare. Sì, sì, perché cantare ora nessuno canta più. Ora si ascolta la musica, cioè YouTube, a casa, tutto. Con un forte con la chitarra, oppure nelle botteghe. Io ho visto che mia nonna cantava sempre, per dire. Invece di chiamava, sì, lavorando. Era normale. E quindi cantando anche la voce si sviluppava, la voce si sviluppa usandola. È il motivo per cui in America c'è questa tradizione nera così importante del gospel e anche del canto in chiesa, ci sono i cori, e per questo hanno le voci così belle, così ben sviluppate. Io l'ho scoperta tardissimo. Per caso una volta ho ascoltato alla radio, mentre facevo il bagno, stavo laureando, mi ricordo, un duetto della seminaria dei Rossini cantata da John Sutherland e Marilyn Horne. Marilyn Horne faceva parte dell'uomo con questa voce di contralto meravigliosa, e mi sembrò così stupenda questa cosa che rimasi abbacinata e decisi di iscrivermi a un coro, perché cantavo, ma cantavo nei cori così, e di fare la tecnica vocale, e allora cominciando a cantare io sono rimasta strabiliata, prima di tutto dalle potenzialità che noi abbiamo vocalmente. Ho scoperto questa voce, non pensavo di avere, con delle tecniche viene fuori questa voce che normalmente non si usa. È veramente un peccato che sia una cosa così dimenticata per certi versi, anche se si capisce perché è effettivamente un genere finito, secondo me. L'unica cosa per apprezzarlo, a mio avviso, è anche vivere attivamente la musica, cioè praticarla. Allora, secondo me, solo la pratica coglie anche il... E secondo me, per esempio, l'esperienza del coro, l'esperienza del canto, degli strumenti in generale, cioè richiede, tutte le cose richiedono una pratica personale, a mio avviso, e questo sarebbe importantissimo, la scuola, eccetera, eccetera. Cioè abituare alla fruizione consapevole, perché tu le cose le fai, quindi facendole
non importa, uno può cantare anche musica leggera, cioè non c'entra, sì. Ma già cantando musica leggera si accorge, entra dentro un sistema di segni, no? Sì. Lei diceva un genere passato, ma è reversibile magari come cosa? Non lo so, diciamo che è un genere passato nella sua codificazione attuale, cioè la musica colta, a mio avviso, è una musica in crisi, oggettivamente, è legata al passato. Questo non toglie che non se ne possa fluire in maniera straordinaria o possa essere contaminata in mille modi. Un'esperienza straordinaria è stato Wagner fatto dalla Fura sì, che è stata un'esperienza meravigliosa, secondo me veramente che i giovani potevano cogliere, con l'utilizzazione dei video, dei laser, cioè è una cosa... Veramente dici, come un'opera dura 5 ore, 7 ore, tutto un giro, riesci a seguirlo? Io sì, io sono riuscita a seguirlo, qualche piccolo momento, però era talmente varia, talmente... coinvolgente, con, no, sì. E poi anche i temi erano stupendi, il senso del passato, il tema del capitalismo, il rapporto genitori-figli, il senso dell'essere alla fine, un ciclo storico, insomma, era veramente affascinante. Grazie.